Love! Allora, sono molto triste perché mentre mi stavo truccando ho scoperto una cosa. Siete pronti a piangere con me? Oddio, l'ho comprato ieri! Siccome l'ho tenuto in borsa, ieri pomeriggio in città e si è girellato. Questo è successo. Ora lo ricompatterò con l'alcol. Meno male non è successo alla terra. L'illuminante, comunque, è questo e me lo sono dato poco, nel senso che l'ho preso solo dallo specchio. Me lo ridò, così ve lo faccio vedere. Cioè, guardate cosa non è questo illuminante. Le ciglia finte mi hanno fatto bestemmia a mezz'ora per metterle. Va bene. Allora, ora Filippo dorme, però bisogna vedere, io di parlare proprio piano, ma lo sapete la mia voce. Allora, questo è un video, visto che ero già un po' truccata, ho detto, mamma, mi rifò qualcosina di leggero. Sdan, sban. Allora, sto tentando, siccome mi è arrivato un botto di rubina molto sfiziosa, di cui, scusate, poi vi parlerò, sto testando la roba. Quindi di alcuna sono, di alcuna, di qualcuno, di qualcosa sono stracontenta, mentre di altre cose un po' meno. Comunque, questa sugli occhi è la Androgeny, mentre questo, ve lo devo far vedere perché... Oh mio Dio, c'è questo flash, era una finestra e si apriva. Allora, questo è un video dove vi parlo del Dermablend che ho su da stamattina e devo dire che me lo sono messo alle 8:30, io fino alle 1 e sono tornata a casa 1:30, ero perfetta. Nonostante non avessi messo l'ofra, ma questo... Il baby skin, una porcheria. Quindi ve ne parlo un attimino. Ora poi vi volevo parlare pure della Lotti. Quindi vediamo un attimo che palle questa con questa finestra, cioè. Vediamo un attimino quanto tempo impiego. Credo non tanto a parlarvi del Dermablend, così magari vi faccio anche quello della Lotti. Allora, io in fondo in fondo al video, vi metterò pure l'applicazione che ho fatto stamattina. Ora io vi parlo soltanto del Dermablend questo. Allora io li ho tutti e due, come avevo detto l'altra volta. Io ho perso un po' di voce perché comunque sia. Allora, mi vorrei mettere un po' più dritta. Vediamo se riesco, eh. E su c'ho le ciglie della Wa, le ciglie. Sono proprio cinghiala. Una ragazza mi ha scritto. Questa ancora apre la finestra. Cioè, vedete questi flash davanti a me? Ecco un altro. Questo qua. Una ragazza mi fa: Cami, ma quello che è coso del Linkin Park? Quello che non c'è più. Riposa in pace. E gli ho detto: No, guarda, so io un disegno di una mia cia, ma sarei io. Ah, oh, figura di merda. No. Va benissimo, anzi è stata molto simpatica. Vorrei vedere se metto sta cosa dritta, però. Vabbè. Allora, io ne ho due. Sto cominciando ad abituarmi a guardare sto benedetto pallino. Quando lo metto qua su è meglio, ci guardo di meglio, ma insomma, vabbè. Io ho il Dermablend Tint Corrugans Makeup fondotinta correttore fluido. C'è scritto anche in italiano, io naturalmente vado a leggere quello in straniero, che sarebbe tedesco addirittura, ah no, inglese. Sì. Fondotinta correttore fluido 16 ore per tutti i tipi di pelle, copertura elevata senza effetto maschera. Vabbè. Questo è quello che ho pagato 23 euro, mentre questo è il Dermablend 3D Fond de Tint Resurficant Corrette 16 ore. Il diverso è che questo ti ci scrivono 3D. Allora, vi faccio vedere lo swatch comunque sia di questo che di questo. Vi
visto che poi l'applicazione di questo non l'ho fatta, però allora vi faccio vedere. Questo è un tester che mi è... io, se non mi sbaglio, l'ho preso da eBay, mi sembra, perché me lo regalò anche una mia amica, ma non mi ricordo se è questo o l'altro. Allora, questo è, vedete già la consistenza del 3D com'è gommoso, vi faccio vedere che comunque vedete come colore. Questo è sempre il 35 sand e questo uguale 35 sand. Allora, è molto, allora, è molto morbido, morbidissimo e pastosissimo. Cioè, non so se vedete che è il mio colore perfetto di quando non ho troppo abbronzante, naturalmente. Eccoci qua. Cioè, copre persino, naturalmente dalla telecamera perché è un cellulare, ora un giorno comprerò una telecamera di quelle serie, copre persino i pori. Mentre questo qui della Vichy, vi faccio vedere, già la consistenza, vedete, è diversa, è liquido comunque, ed è sempre il 35 sand. Oh, ma rotto il cazzo cosa con questa finestra, ora scusate, ma è che cazzo, ma che c'ha da fare, puzza di Pasqua, cioè... E questo invece è quello fluido. Allora, una ragazza in un commento mi ha chiesto, guarda Cami, io ho la pelle grassa, non mi ricordo cosa mi ha detto, se comunque gli si... lucidava, oppure mi ha detto, guarda, quale mi consigli, tra l'altro è questo. Allora... sono entrambi, devo dire, molto coprenti, intanto, tutti e due, perché comunque il Vichy Dermablend ha questa come particolarità di essere molto coprente. Poi, devo dire che questo è quello che avevo su stamattina, nonostante sia molto coprente, come vedete non fa l'effetto maschera, perché si amalgama benissimo al viso. Riesce benissimo ad amalgamarsi, naturalmente vi toglie anche le più brutte discromie, ora vabbè, a parte i punti neri che io ho nel naso, che so qualcosa di vergognoso, c'ho pure Vichy cosini da darmi, ma non me ne metto. Devo dire che a me piace un sacco l'applicazione, e la resa. Questo è un po' più... Allora, io la prima volta me lo so dato, ho detto, maia, è stracoprente, ma lo sentite sul viso, a differenza di questo, che comunque sì, anche se è coprente, essendo liquido, avendo una consistenza diversa, lo si sente veramente meno. Questo all'inizio dissi, maia, ma che cazzo mi so data? E invece piano piano, sfumando, comunque passando il pennello parecchie volte, mi piace questa coda che si muove... passandolo parecchie volte, il prodotto si distende molto bene, nonostante sia di una texture molto poro, molto schiumosa, come ve lo spiego, di quel prodotto, cioè basta vederlo comunque, no? Guardate, vedete, molto sodo, molto, nonostante questo si riesce comunque molto bene a sfumare, quindi devo dire, io, sarà che non ho assolutamente la pelle grassa, ma io non ho riscontrato di questi problemi, cioè proprio zero, né mi si lucida né niente. Però ecco, come applicazione l'unica differenza che ho notato è questa, e comunque questo ci vuole, va amalgamato meglio, e ha questo, il 3D, una copertura comunque maggiore di questo, nonostante anche questo abbia una copertura bestiale. Ora io lo posso togliere dalla scatola, ma che cazzo ci fai con questa scatola? Io non so se avete notato e sto dicendo molto meno marolacce, c'ho da ridarmi pure lo smalto. Ok, quindi lo tolgo dalla scatola perché insomma ci ha rotto cazzo. Durata 16 ore, ora, 16 ore ragazzi sono una balla, cioè 16 ore sono dalle 8 di mattina, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, cioè secondo me 16 ore non può durare, è impossibile, ma come del resto non può durare un super stay 24 ore, cioè ragazzi,
Ma abbiate pazienza, ma quale fondotinta che dura un giorno intero? Ecco. Poi certo, fa anche molta... Allora, non è vero, a seconda del fondotinta fa molta differenza il primer. Con la Ofra mi durano tutti, invece lui, a differenza degli altri, primer buono, primer... Amore, mi dispiace, ti fa confusione, Pippi. Primer buono, primer poco buono, lui regge a padella. Non vi sentite appunto il viso pesante, è molto luminoso nonostante sia bello coprente. Io devo dire che lo stra promuovo, mi piace a bestia. È stra promosso e sono 23 euro spese molto bene. Allora, vi lascio adesso all'applicazione. Fatemi sotto tutte le domande che volete. Se non ho risposto per bene a qualcosa, chiedetemi pure. Io vi mando un grande bacione. Fate e brave. Ciao love. Hanno i nostri eroi. Mi arriva un messaggio dalla Vigna. Mi stoppavo tutto. Allora, l'ho provato ieri. Il Dermablend mi è durato tutto il santo giorno. Però, siccome l'avevo usato... avevo usato il... questa lente mi danno... me la levi. Vabbè, ormai devo riuscire a truccarmi. Avevo usato il primer della Ofra. Oggi mi do questo troiaino qua per vedere se la durata è ottima lo stesso oppure meno. Allora, così vi faccio vedere l'applications. Qui sotto c'è Balda, vediamo se la capo o no. L'application. E poi così vi faccio pure il video perché me l'avete richiesto un parecchio di questo Dermablend. E poi, casomai, ormai oggi no, però poi vi farò vedere l'effetto del 3D perché sono diversi. Allora, devo andare all'ospedale a farmi una visita. Che cretina, cioè mi stavo truccando con il cellulare invece che con lo specchio. E dicevo, ma qui c'è qualcosa che non torna. Devo andare a fare una visita della pelle, insomma. Balda, cosa ci fai qui sotto, amore? Cioè, io vi farei vedere dov'è. Qui sotto nella mia scrivania. E sto ancora aspettando. Ieri sono stata in città, ho fatto il vlogs. Ora vediamo se oggi riesco. Ho dei baffi, sembro un grizzly. Naturalmente voi non li vedete perché... E quindi... Domani non possiamo portare Pancrazio con noi. Allora, ho intenzione, ho visto che c'è un canale su un canile che mi ha postato una cica. E, Leonin dovrebbe essere in Puglia. E veramente c'era un cane ieri. Questo non entra su Facebook. Si sono lasciati e hanno rimesso il cane in canile. Cioè, vumorissima, maledetti pezzi di merda. Ma che cos'è? Un cazzo di pacco postale. Ha ragione, lei ci aveva scritto, ma è un pacco postale. Cioè, ma non ti vergogni per niente. Cioè, io, boh, veramente, cioè, se io e Aline ci fossimo lasciati, Ax, cioè, io non l'avrei dato a nessuno. Cioè, Ax lo prendevo io o lui, assolutamente. Ecco, arrivo! Dio buono! Mi vuoi dal tempo o no? C'era Ugo. E guarda, ma che fa questa matta? Che beccia, che beccia. Quindi vabbè, non l'avremmo dato via mai, cioè, capito? E ti voglio dire, te ti lasci e da via il cane, lo metti in canile. Ma vergognati, sto di sciume. Tanto ricordatevelo, tutto ha un suo perché. Mia nonna è in camera. Boh, ora ci si guarda prima di andare via. Comunque dai, allora, questa è l'applicazione del Dermablend. Come vedete, ottima. Amore, dai, un attimo, ora fammi finire, per favore. Questa è l'applicazione del Dermablend. Lui ci vorrebbe una faccia nuova. Vabbè. Mettiamo pure il correttore e poi il resto lo famo strano. Cioè, il resto lo faccio... Ginevra nero, ma chiusa. Allora, Black. Questo è l'Ivory. Io non l'ho mai provato per adesso. E la volente si va.
Sto aspettando una bestia al pacco da con il microderma da farmi e abbiamo deciso di farvelo in diretta il microderma. Va bene, dai, ora mi do questo e poi dai, Aline, però. Cioè, capito, lui non vuole apparire in video, però quando poi fa il video mi deve rompere il cazzo, cioè mi deve dare noia, capito? Perché si deve far vedere comunque. Allora, ho visto, non so. 9:20. Dai, amore, per favore, basta un attimo. Sono le 9:20. Rispetto zero, naturalmente, ma tanto non mi sono abituata. Non so chi l'ho trovato su sì, Cami, su YouTube, che diceva che si trovava bene con questo a dare il correttore. Io è una vita uso questo per il correttore, oppure questo, oppure anche questi volendo. Ugo, amore, ora aspetta, non mi rialzo, eh. Ok, dai, comunque questa è l'applicazione del Dermablend. Magari vi faccio un po' di spezzoni perché all'ospedale non mi voglio mettere a vloggare, perché nel senso ci sono persone malate, quindi non mi sembra la cosa più corretta. Quindi questa è l'applicazione, spero vi sia piaciuta.